Care amiche e cari amici, qui il vostro Santen Chan dalla biblioteca della sua casa, che vi augura una buona vigilia di Natale. Questo video uscirà come premiere la mattina del 24 dicembre, perché se non erro, ogni 25 dicembre è Natale. Allora, lo registro con anticipo, perché oggi è venerdì 13 novembre 2020 e vi auguro a tutti e tutti voi di trascorrere una buona vigilia di Natale questa notte e di avere un buon cenone di vigilia e poi un buon Natale domani. Io sono ateo, ma festeggio per quello che posso lo stesso. E colgo l'occasione per dirvi due cose di letteratura. Da sempre nel cristianesimo e in tutti i monoteismi c'è stato il problema del conflitto tra il bene e il male. Se Dio è onnisciente, onnipotente e il suo amore è illimitato, come mai esiste il male, l'odio e la limitazione in questo mondo? Come mai c'è tanta malvagità, tante malattie? E c'è la caducità, la morte. Allora, o Dio non è infinitamente buono, infinitamente saggio e infinitamente potente e non può contrastare tutto il male, oppure evidentemente c'è una forza che gli si oppone egualitariamente, cioè il male si può contrapporre al bene e quindi esiste il Dio del male oltre che il Dio del bene, a meno di non concepire che Dio stesso sia maligno e che il demonio o il demone sia il suo braccio destro per disciplinare l'umanità. È un enigma che i vari eretici e i vari gnostici hanno risolto in vario modo. Poi sono stati tutti perseguitati dalla Chiesa Cattolica nelle sacre inquisizioni, che hanno dimostrato di essere molto malvagi. Ecco quindi che ricorriamo a uno strumento interessante, i libri. Qua ci sono i Vangeli apocrifi. Anche eretici e gnostici. Poi ecco i Vangeli gnostici, che sono enigmatici, non sono come i Vangeli canonici. Ed infine questo, che è la Bibbia dei Catari, che ci è pervenuta intatta, la cena segreta. Di che parla? La prima metà sembra un'opera abbastanza normale, quasi canonica. È un dialogo, un'esposizione esegetica. Io ne parlai in qualche video che feci tempo fa. La cena segreta, come si svolge? La prima metà, bene o male, sono i paradigmi, i canoni anche del cattolicesimo. Poi, nella seconda metà, cambia. E lì si inizia lentamente a insinuare l'idea che il Dio che tutti venerano non è nient'altro che il demiurgo, perché Dio era troppo puro come per toccare la materia. Non si sa come, attraverso le emanazioni, attraverso gli eoni a cui credono anche gli gnostici, attraverso gli spiriti, che poi sono manifestazioni di secoli, quindi si fonde lo spirito con il tempo, sarà una forma di Gestalt. Dio inizia a emanare degli enti che creeranno il mondo, cioè l'equivalente della Kabbalah, per esempio. Però ecco qua intervengono gli angeli caduti con a capo Lucifero. Perché nella tradizione biblica, quella canonica, succede che Lucifero si ribella. Dicevo, Lucifero si ribella
addio per il suo troppo orgoglio, viene espulso dal cielo, cacciato sulla terra, precipita, come lo racconta Dante Alighieri nella Divina Commedia. Invece, per gli gnostici, per i catari, ma poi più in là anche per i protestanti, il Dio dell'Antico Testamento sarebbe il Demiurgo, colui che ha creato il mondo per nome di Dio. E quindi i catari, gli gnostici, gli eretici vogliono tagliare non soltanto con il Vecchio Testamento. Quindi ci sono anche dei contestatori all'interno dell'ebraismo, ma vogliono tagliare anche con la Chiesa di Roma, perché sostengono che continuano la stessa tradizione religiosa attraverso l'esegetica ecclesiastica. Perché sostengono che il Dio dell'Antico Testamento sia il Demiurgo, colui che ha creato il mondo, per quello che è imperfetto, che ci sono malattie, cattiveria, ignoranza e la gente muore, perché non l'ha creato a volontà di Dio il mondo, ma il Demiurgo l'ha creato a somiglianza sua e a volontà sua. Infatti, poi questa interpretazione che il Demiurgo avrebbe ispirato il Vecchio Testamento portò i protestanti, i luterani, eccetera, a considerare che bisognava espurgare la Bibbia del Vecchio Testamento. E infatti la maggior parte dei protestanti hanno solo gli Evangeli, non c'hanno anche noi nella Bibbia di Gerusalemme, almeno in Italia, abbiamo una Bibbia di 8.000 pagine, delle quali 6.000 almeno sono di Vecchio Testamento, 800 di Nuovo Testamento, includendo le epistole, gli Evangeli e l'Apocalisse, e poi magari il resto di annotazioni, soprattutto veterotestamentarie. Invece i protestanti hanno solo gli Evangeli, l'Apocalisse e forse le epistole, non tutte. E quindi ecco questo enigma che ha accompagnato i cristiani negli ultimi 2020 e passa di anni, che poi anche per la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, per la Curia Romana, non era chiaro quale testo dovesse essere apocrifo, eretico oppure no. All'inizio i padri fondatori della Chiesa credettero che molti testi oggi considerati eretici erano invece canonici e viceversa. Poi molti dicono: il Papa non si deve occupare della politica, non deve fare politica. Ma lo sapete voi chi è stato il reale fondatore del cattolicesimo? Almeno chi gli ha dato l'impulso che ha oggi? L'imperatore Costantino, per ragioni politiche. Difatti, si sarebbe convertito al cristianesimo, si sarebbe battezzato in punto di morte, quindi ha vissuto tutta la vita come politeista e pagano, e solo per ragioni politiche ha impulsato il cattolicesimo in tutto il mondo. E fece un concilio, il concilio di Nicea o concilio di Costantino, nel quale si imposero i dogmi e la scuola, i dogmi cristiani cattolici, a scapito di tutti gli altri. Ma fino a quel momento c'erano molte dottrine cristiane, nessuna era considerata meno cristiana dell'altra. Quindi il Papa ha iniziato a fare politica da subito per redimere dispute e risolvere interessi di parte. Poi il fondatore della Chiesa Cattolica non è stato Gesù, perché nessun passo della Bibbia è stato scritto: Pietro, tu sarai la pietra angolare sulla quale si fonderà la mia Chiesa. Questo addirittura non l'avrebbe detto neanche Pietro, ma lo avrebbero detto qualche secolo dopo. Per esempio, come si sa che l'adozione del rosario nel cattolicesimo è avvenuta molti secoli dopo della nascita del cattolicesimo, forse nel Medioevo, e lo avrebbero copiato il rosario
dall'abitudine di contare il nome di Dio dei musulmani, che hanno preso a loro volta dall'Asia, perché non ci scordiamo che molti popoli prima di passare all'Islam erano buddisti, come per esempio molti turcomanni. Genghis Khan si convertì al buddismo tibetano, al Vajrayana, e poi i suoi discendenti diventarono musulmani e fondarono Samarcanda. Quindi anche buddisti e indù usano contare le recitazioni con un rosario di diverso tipo, perché i cattolici lo hanno adattato, ma l'hanno adattato che mi sembra che era il Medioevo già. E quindi molte delle abitudini cattoliche non hanno nulla a che fare col cristianesimo del primo tempo, piaccia o non piaccia. Gli eretici e gli gnostici stavano più vicino al cristianesimo delle origini che non i cattolici dei secoli seguenti, che hanno continuato a modificare il culto cattolico fino a convertirlo in qualcosa di distinto, come dice anche Biglino, dal cattolicesimo originale, perché naturalmente si è adattato sempre di più alla cultura europea, ma anche perché la cultura europea è stata sempre di più adattandosi a questo cattolicesimo, con conversioni forzate, con inquisizioni di eretici, si è imposto un cattolicesimo che andava incorporando elementi culturali europei pagani. Vedi, tutti gli dei pagani si sono convertiti in santi. Poi è curioso che il Rinascimento rivede la rinascita delle divinità pagane, però in contesto cristiano-cattolico, perché ormai non potevano rinascere di vita propria. Comunque, il cattolicesimo è questo, un adattamento nel corso dei secoli, una conversione nel corso dei secoli di tutte le abitudini degli europei che avevano fino a quel momento. Comunque, bisogna dire che il cattolicesimo resta per me un qualche cosa, una religione come qualsiasi altra, ma le feste cattoliche sono un momento nel quale le famiglie si aggregano, stanno insieme, festeggiano, celebrano, come dire, il fine settimana, la domenica. Però ecco, bisogna sapere cosa si sta celebrando, perché ha sofferto innumerevoli trasformazioni nel corso dei secoli e adesso ci abbiamo l'ultima versione. Poi Papa Francesco, vediamo, mi registra? Sì. Papa Francesco, gli altri papi puntano di meno sulla scolastica e sull'esigesi per puntare più alla dottrina sociale. Perché ormai la gente tendenzialmente, se non laica o laicista, è atea. E vedi che in Italia, soprattutto sono gli extracomunitari e i poveri che si avvicinano alla Chiesa, e la Chiesa che spende tutto il suo denaro per esempio, costruire gli attici invece che operare bambini poveri nell'ospedale che è della Chiesa, ma sta in territorio romano, nell'ingerenza dello Stato pontificio nei confronti dello Stato italiano. E poi vedi che ormai, cioè, non è vero che le persone di destra sono ultracattoliche, magari sarà per giustificare il fatto che siano di estrema destra, ma molti di estrema destra sono atei. In Italia ci abbiamo il fenomeno di molti comunisti che sono cattolici, cattocomunisti, e che sono i primi sostenitori di Bergoglio, quando non si rendono conto che a parole Bergoglio è riformatore, è protestante, è progressista, ma di fatto è più ultraconservatore che Ratzinger e Giovanni Paolo II messi insieme, che anche loro a parole erano progressisti. Ma nei fatti, chi ha cacciato via Rutelli come sindaco di Roma è stato Papa Francesco, Bergoglio. E Rutelli era per un sacco di cose come sindaco di Roma,
andavano contro gli interessi della curia romana, per esempio il matrimonio, l'eutanasia, l'aborto. E quindi voi progressisti, voi di sinistra, voi pidini, voi ex comunisti, che tanto volete delle norme, delle leggi progressiste, poi appoggiate Bergoglio quando caccia via da Roma, come si chiamava, Marini, e che poi alla fine arriva Raggi, che ha studiato da avvocatessa, ha fatto il tirocinio nello studio di Previti, l'avvocato di Silvio Berlusconi, che poi è diventato senatore. Cioè, Virginia Raggi è più conservatrice di quello che voi pensate. Parlava di un'autonomia dalla religione e dalla politica dello Stato Pontificio, poi è andata subito a salutarlo. Sta papaciccia col Papa. E ha consentito a che Marini si dimettesse per degli scontrini al ristorante e perché suppostamente è andato senza chiedere nello stesso aereo del Papa a New York. Quando chi può entrare a far parte della comitiva del Papa senza chiedergli al Papa il permesso? Ma pensateci un po', è un capo di Stato. Non è che lui si è accollato nell'aereo del Papa e che il Papa l'ha rimproverato dicendo ai giornalisti nell'aereo: io non so nulla del viaggio di Marini, io non so nulla. Ma con quello che ha voluto dire, che Marini è entrato di nascosto nell'aereo del pontefice come un ladro? Ma tu che credi, che se va un sindaco nell'aereo di un premier di stato, non lo sa nessuno che viaggia nell'aereo? Voglio dire, o la sinistra è strana o vuole ingannare i suoi elettori con delle leggi più conservatrici. Perché guardate, se io entro nell'aereo di un qualsiasi politico italiano, per quanto sia un giumbo pieno di gente, lo sanno subito nell'imbarco che sono entrato anch'io, perché si fa subito il mio nominativo. I responsabili della vigilanza stanno dentro l'aereo anche e c'hanno subito al volo i nominativi. I responsabili della vigilanza dell'aereo pontificio, che lui affitta all'Italia, ma quando lo affitta è suo, con i soldi delle donazioni e anche dello Stato italiano, forse anche di Alitalia, i responsabili sapevano che saliva Marini nell'aereo e che viaggiava, dovevano preparare un pasto in più, tanto per cominciare. Allora tutta questa storia puzza strano. Insomma, questo Papa, che tanto si dice progressista, e scaccia un progressista come Marini dall'aereo per poi contribuire a mettere la, come si chiama, Raggi, come adesso non si usa più sindaco, intendente di Roma. Ci hanno raggirato con la Raggi o l'hanno raggirato a lei? Perché poi si è messa a piangere quando ha assunto. Però vabbè, faccio questo video troppo pesante, rimane la questione del bene e del male. Se realmente Dio è così buono, infinitamente buono, onnipotente e onnisciente, perché esiste il male? Perché è cattivo, forse allora non è infinitamente buono, onnisciente e onnipotente, oppure perché il male è un potere che può contrastare Dio. Allora Dio è limitato e lo stesso non sarebbe onnipotente, onnisciente e infinitamente buono. Comunque la Sirigiri c'è questo enigma. Gli gnostici, i catari, gli eretici hanno cercato di risolverlo e li hanno uccisi con le inquisizioni, dimostrando di essere altamente cattivi gli inquisitori, che erano cattolici, e loro sostengono queste tesi. Allora che significa? Che stanno col dio del male, come dicevano i catari, che il contrario di Roma è amore, il contrario di Roma è amor, loro dicevano. Quindi il contrario di amore è odio. Roma, le inquisizioni, i roghi. Beh, lasciamo stare tutto questo per oggi, che è 24. Quando uscirà questa premier sarà 24 dicembre, logicamente, del 2020.
Vi auguro a tutti voi una buona vigilia di Natale, festeggiamola bene, cioè magari fosse finita tutta questa storia pandemica, e poi buon Natale domani, il 25. Questo video uscirà la mattina per darvi tempo di guardarlo prima della cena, perché se lo faccio uscire alle 7 o alle 8 non lo guarda nessuno. Ciao dal vostro Santen Chan, è stato un piacere salutarvi, buon Natale a tutti e buona vigilia. Buona antevigilia, no, per come si usa fare ultimamente in Italia, perché c'è poco da festeggiare ormai. Ciao! E mi raccomando, guardate i video che vi consiglio a fine riproduzione, fra i video raccomandati e i video che stanno qua nelle cartelle. Ciao ciao!